Mi chiamo Norbert Pernsti, vengo dall'Alto Adige e sono venuto a Paciano nel 1981. Sono venuto qua giù, ero un ragazzino, perché mio padre faceva sempre le ferie qui e volevo fare l'agricoltore un pochino più seriamente. Non è che non li fanno seriamente in Alto Adige, però il terreno costa tanto, ce n'è molto poco, qui uno si può espandere e perciò abbiamo scelto questo posto perché siccome ci devo anche vivere qui si vive veramente bene. E poi niente, siamo venuti giù con l'intenzione di fare frutteti, di fare mele, che poi abbiamo anche realizzato. Abbiamo iniziato con pochi ettari, poi abbiamo costruito laghetti, poi ci siamo sempre più ingranditi, abbiamo fatto frigoriferi, celle per mantenere le mele. Poi abbiamo fatto vigneti, abbiamo fatto gli oliveti ultimamente, ci siamo dati anche all'olivicoltura. Poi ultimamente abbiamo, con un signore tedesco, abbiamo acquistato il molino di Paciano, che era ormai stava chiudendo. Abbiamo ripreso sto molino, le abbiamo rimodernizzato. Ancora comunque c'è tanto tanto lavoro da fare, abbiamo grossi progetti per finirlo, per fare anche una struttura ricettiva con bar e punto vendita e un piccolo museo, in modo che uno passa dal vecchio al moderno. E in più vorremmo fare il Giardino della Pace, che abbiamo l'opportunità, che a Paciano ha ricevuto questa opportunità di fare il Giardino della Pace. Abbiamo iniziato questa avventura 40 anni fa, con tanta difficoltà iniziale, però dopo 20 anni via via sono arrivati i frutti, adesso abbiamo una bella azienda. Una delle caratteristiche principali per il nostro olio è proprio la posizione del territorio, con terreni intorno al lago. C'è un microclima veramente speciale e poi anche le varietà che fanno questa differenza, che il nostro olio non si può nemmeno considerare un olio, è quasi un medicinale. Per il paese penso che è molto importante questo oliveto, questo molino, perché innanzitutto è stato creato dai pacianesi tantissimi anni fa, che poi via via è passato in altre mani, ed sarebbe un peccato perdere questa opportunità, che per noi è un'opportunità perché ci crediamo, perché abbiamo dei nostri oliveti, siamo amanti dell'olio e crediamo anche, facendolo bene, di avere anche un futuro. Questo è un molino modernissimo, dell'ultima generazione. È un molino a due fasi, significa che c'ha solo due prodotti che escono, la sansa e l'olio. Una volta, in quelli precedenti, bisognava aggiungere acqua, e l'aggiunta di acqua faceva sì che c'erano tre prodotti che uscivano: acqua, olio e sansa. Abbiamo scelto il molino a due fasi proprio perché inquina meno, c'ha meno prodotti da smaltire. Nella nostra, ormai nostra azienda, ci lavorano anche i figli, sono maschio e femmina. Maschio gestisce la campagna e la figlia gestisce la burocrazia. Poi il molino naturalmente ha i propri dipendenti, la gestione, abbiamo gente esperta che lo fa da 40 anni, perché le cose anche non si inventano. Perché io fino a 2 anni fa ero un frutticoltore, ora sono diventato un olivicoltore. Però abbiamo esperti che lo fanno già da tanti anni, questo lavoro.